Le meraviglie del germanio organico. In questo filmato vorrei presentarvi il germanio organico, basato su un libro del dottor Kazuhiko Asai, un ricercatore giapponese. Il libro stesso è stato a lungo bandito e, per quanto ne so, è ancora disponibile solo in tedesco e in inglese. Più avanti scoprirete quali erano i motivi del divieto e quale nuovo metodo viene ora utilizzato per risolvere lo stesso problema. Vale a dire, per evitare di mettere a repentaglio una quota di mercato molto redditizia. Dagli anni 70 il dottor Asai è riuscito a curare quasi tutte le malattie conosciute con una soluzione di germanio organico, dai funghi delle unghie all'encefalite. È molto importante chiarire che il germanio in quanto tale non è né organico né inorganico. Il germanio è un elemento incluso nella tavola periodica di Mendeleev. Combinando altri elementi con esso, si formano composti organici e inorganici. I composti inorganici del germanio sono tutti tossici, mentre il germanio organico è un oligoelemento, come lo zinco o il magnesio, che hanno in comune il fatto che ne serve pochissimo all'organismo, ma quel poco che serve è essenziale. Mendeleev lo inserì nella sua tabella come eca e silicio, perché all'epoca ipotizzava solo l'esistenza di questo elemento. Solo 17 anni dopo, nel 1886, Clemens Winkler, uno scienziato tedesco, lo scoprì e lo chiamò germanio per rispetto della sua patria. La sua scoperta non fece molto scalpore, era solo un'altra prova della teoria di Mendeleev. Ma con lo sviluppo dell'industria elettronica si notarono le proprietà semiconduttive dell'elemento. I semiconduttori sono materiali che non conoscono l'elettricità come i metalli, ma non possono nemmeno essere usati come isolanti. La proprietà più importante dei semiconduttori è la capacità di cedere e accogliere elettroni. È questa proprietà che rende il germanio adatto alla produzione di transistor e diodi e che ha suscitato l'interesse del dottor Asai per le sue applicazioni biologiche. Chi era il dottor Asai? È nato in Manciuria nel 1907, si è laureato alla Tokyo Law School nel 1932. Fu poi inviato in Germania per studiare ingegneria mineraria, per poi tornare in Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale. Iniziò quindi la ricerca nel settore minerario e fu incaricato di rilanciare l'industria mineraria giapponese. Fu il primo a rilevare il germanio in un componente di carbone. Alcuni tipi di carbone ne contengono quantità piuttosto elevate. La teoria del dottor Asai era che il germanio provenisse dal corpo della pianta e non dal terreno. Come è noto, il carbone viene prodotto dai corpi delle piante morte. Per verificarlo, iniziò a studiare varie piante e scoprì che le piante più rispettate dalla medicina tradizionale cinese contenevano concentrazioni molto elevate di germanio. Per completezza, ecco il contenuto di germanio organico di alcune delle piante più conosciute. PPM è un'unità di misura, derivata da parti per milione. La relazione divenne chiara. Egli ci vollero appena 10 anni di lavoro per produrla da solo nel suo laboratorio. Finalmente, nel novembre 1967, riuscì a sintetizzare il primo germanio organico, il carboessitil sequiossido di germanio, o GE-132. Secondo il dottor Asai, tutte le malattie sono causate dalla mancanza di ossigeno. In altre parole, scendendo la catena causale, si arriva al punto in cui l'ossigeno presente è scarso per il corretto funzionamento della cellula. Per capire come funziona il germanio organico, dobbiamo conoscere alcuni processi di base. Il corpo ottiene l'energia necessaria al suo funzionamento bruciando gli alimenti. Questo processo rilascia anidride carbonica e idrogeno. L'anidride carbonica viene espirata e l'ossigeno viene convertito in acqua legando a sé 2-2 atomi di idrogeno, che viene poi espulsa dai reni o espulsa sotto forma di sudore. Durante le normali funzioni dell'organismo si formano anche composti di ossigeno con molti valori chimici liberi, molto instabili e tossici. Questi non sono completamente inutili e sono dannosi, in quanto vengono utilizzati anche dal sistema immunitario per distruggere gli agenti patogeni. Tuttavia, se ne vengono prodotti troppi, possono attaccare le proteine e gli acidi nucleici delle nostre cellule, come il DNA del nucleo, causando danni. L'ossigeno supplementare è necessario per neutralizzare questi composti con molti radicali liberi. Ciò dimostra che l'ossigeno è necessario in un numero relativamente elevato di punti. Purtroppo, però, anche uno stile di vita scorretto, una dieta scorretta richiede ossigeno extra, che il nostro corpo è costretto ad attingere altrove.
è come accendere sempre più apparecchi elettrici in una casa. Più elettricità è necessaria, più il contatore gira. Finché la corrente è sufficiente non ci sono problemi, ma se la tensione inizia a scendere, le luci sfarfallano. Il frigorifero non si raffredda correttamente, la lavatrice non funziona. Quando il sangue è ricco di ossigeno, la sua densità diminuisce, il che di per sé riduce l'ipertensione arteriosa, per cui raggiunge più facilmente le cellule nei capillari, migliorando così il loro apporto di ossigeno. Quali sono le cause della carenza di ossigeno, secondo il dottor Asai? 1. Acidosi. L'acidosi causata da un'alimentazione scorretta significa fondamentalmente che nel sangue circola una dose extra di ioni idrogeno, che può essere eliminata solo da una dose extra di ossigeno. 2. Mangiare alimenti con molecole che hanno molti valori chimici liberi. Queste tendono a legarsi agli atomi di ossigeno, riducendo ulteriormente il numero di atomi di ossigeno liberi disponibili. Secondo il dottor Asai, i composti cancerogeni e quelli ad alto contenuto di radicali liberi sono la stessa cosa. 3. Stress. Come ha osservato il professor Hans Seil, lo stress costante induce l'organismo a produrre ormoni, ad esempio l'adrenalina, che contribuiscono anch'essi all'acidosi. I suoi esperimenti sui topi hanno dimostrato che gli animali sottoposti a stress costante si ammalano presto e muoiono. Quando il dottor Asai fu pronto con la soluzione di germanio organico, si trovò in gravi difficoltà. Soffriva di reumatismi così gravi da essere praticamente ricoverato. I medici non lo rassicuravano sul fatto che le sue condizioni sarebbero migliorate. Così, invece di aspettare ancora, provò su se stesso per vedere cosa poteva fare il germanio organico. Nei primi giorni di trattamento ebbe solo un leggero miglioramento, ma continuò la cura e al decimo giorno riuscì ad alzarsi e a fare una breve passeggiata intorno a casa. Aveva un amico terapeuta che viveva nelle vicinanze e che di tanto in tanto usava l'agopuntura per alleviare il dolore. È stato il primo estraneo a sperimentare una guarigione completa da quella che la medicina moderna considera una malattia incurabile nel giro di poche settimane. Ed è stato il primo a iniziare a somministrare ai propri pazienti la soluzione organica di germanio del dottor Asai, con grande successo. Quando la notizia si diffuse, la medicina ufficiale ne venne a conoscenza e fu vietata perché priva dei permessi necessari. È stata quindi costretta ad avviare la procedura di autorizzazione. Il primo passo è stato quello di verificare se il germanio organico fosse tossico. Il dottor Asai sottopose il composto GE132 da lui sintetizzato ai consueti test tossicologici presso un istituto accreditato, che dimostrarono che il germanio organico era completamente innocuo. Il dottor Asai, per sicurezza, ha assunto la sua dose giornaliera fino a 3 grammi senza alcun problema. Recenti test sui topi dimostrano che un uomo di 70 kg dovrebbe consumare 238.000 mg di germanio organico per essere considerato tossico. Si tratta di una quantità 158 volte superiore al livello massimo raccomandato. Importante! I composti inorganici di germanio utilizzati dall'industria elettronica non devono essere confusi con quelli organici, poiché i primi sono altamente tossici. Per motivi di tempo non posso parlarvi dei suoi esperimenti sulle piante e su diversi animali, ma in tutti i casi gli effetti sono stati spettacolari e molto positivi. Le piante sono diventate più resistenti ai cambiamenti climatici estremi e gli animali malati o feriti si sono ripresi alla svelta. Vediamo come funziona il germanio organico. Come ho detto all'inizio, il germanio organico è un semiconduttore perché si lega facilmente a determinati atomi. È patologicamente provato che il germanio si lega ai globuli rossi, permettendo al sangue di trasportare più ossigeno. Anche gli atomi di idrogeno tendono a legarsi agli atomi di germanio, sostituendo di fatto il germanio all'ossigeno in questi processi. Questo produce anche ossigeno libero e migliora l'apporto di ossigeno alle cellule. Inoltre, nelle aree in cui si verifica un ambiente temporaneamente anaerobico e povero di ossigeno, il germanio può dare energia alle cellule grazie al suo elevato potenziale elettrico. È interessante notare che ciò può essere percepito. Molti pazienti hanno riferito al proprio medico che, bevendo la soluzione organica di germanio, hanno avvertito una strana sensazione di formicolio caldo nel corpo. È molto interessante notare che se si versa una soluzione di germanio in una batteria d'auto completamente scarica, l'auto si avvia immediatamente. È un fatto difficile da spiegare scientificamente, ma è sicuramente dovuto al fatto che la batteria viene caricata dal potenziale elettrico del germanio organico. Esperimenti su topi ed esseri umani hanno dimostrato che aumenta la produzione di interferone,
che protegge da virus e cancro. Il germanio stimola i macrofagi, il cui compito è quello di ripulire l'organismo dalle cellule che non hanno nulla da fare nel corpo: batteri, virus, cellule cancerogene. Spero che siate riusciti a seguirmi fin qui e che non sia stato troppo noioso, perché ora arriveremo alla spiegazione della fisica quantistica. Rimanete fino alla fine, perché ne vale la pena. Secondo la definizione della fisica quantistica, un essere umano è un insieme di particelle con un potenziale elettrico molto piccolo. La morte può anche essere definita come un corpo privo di potenziale elettrico. Un numero crescente di strumenti medici si basa sulla misurazione di questo minuscolo potenziale elettrico, da cui si può dedurre il corretto o scorretto funzionamento di un determinato organo. Ogni organo ha un proprio potenziale elettrico normale. Se viene misurato uno diverso, indica una malattia di quell'organo. In termini di fisica quantistica, se si riesce a riportare il potenziale elettrico di un organo al valore corretto, questo funzionerà normalmente. È stato dimostrato che le cellule tumorali hanno un potenziale elettrico elevato. Questo potrebbe spiegare perché sono in grado di proliferare così rapidamente. Il germanio organico lega gli elettroni a se stesso, abbassando il potenziale della cellula cancerosa e riportandolo alla normalità. In questo caso, il germanio organico mostra lo stesso comportamento tipico dei semiconduttori, così utile nella produzione di transistor o diodi. Immaginate di poter anestetizzare con il germanio organico. Il dolore è uno stimolo elettrico, un flusso di elettroni dal sito del dolore al cervello. Il principio dell'anestesia consiste nel bloccare il percorso di questo flusso di elettroni. Naturalmente il dolore c'è, solo che non lo sentiamo. Il germanio organico può anche legare a sé questi elettroni e questo tipo di anestesia non ha effetti collaterali, anche con un uso prolungato. Questo è anche un complimento per l'uso medico dei semiconduttori, poiché ci sono migliaia di farmaci attualmente in commercio, nessuno dei quali ha proprietà semiconduttive. E ha anche un'altra caratteristica molto importante. Essendo semiconduttore non metallico, non si accumula nell'organismo, ma viene eliminato entro 20-30 ore. Questo è particolarmente utile quando si tratta di ripulire i metalli pesanti che abbiamo assorbito dall'ambiente nel corso dei decenni. Queste sostanze, come il piombo, il mercurio e il cadmio, sono pericolose perché si accumulano nell'organismo per un lungo periodo di tempo in quantità tossiche. Il germanio organico lega i metalli pesanti, purifica il sangue e aiuta a ripristinare la sua chimica corretta. Lascia quindi l'organismo con le sostanze nocive attaccate. Questo è il suo più grande vantaggio rispetto ai farmaci convenzionali. Viene eliminato dall'organismo senza lasciare traccia, senza lasciare nulla che possa causare effetti collaterali. Il dottor Asai ha scoperto che il germanio organico è efficace per un'ampia varietà di malattie, ma soprattutto per le cosiddette malattie da civilizzazione, che si tratti di malattia del cuore, del sistema vascolare, dell'apparato muscolo-scheletrico o di problemi legati al sistema nervoso come il Parkinson o l'Alzheimer. L'aspetto più sorprendente è che ha portato sollievo senza sforzo in casi in cui i farmaci hanno avuto scarso effetto, e non è tutto. Esistono diverse teorie su ciò che ci fa invecchiare. Una è che sia causato dalla produzione dei cosiddetti amiloidi. Si tratta di catene proteiche insolubili alterate in modo anomalo, che vengono immagazzinate nello spazio tra le cellule, soprattutto nel cuore e nel cervello, e che con il tempo ostacolano sempre più il corretto funzionamento degli organi. Studi sui topi hanno dimostrato che l'assunzione di germanio organico porta a una formazione molto minore di amiloidi. È importante notare che il dottor Asai, che era un uomo religioso, considerava questo elemento un dono di Dio, un po' fuori dal mondo, e non l'ha mai considerato una medicina. Lo considerava uno strumento dato all'umanità dal Creatore per ridurre le nostre sofferenze e ripristinare la nostra salute. Dal suo punto di vista, il germanio organico è lo strumento che attiva il meccanismo di autoguarigione del corpo per guarire se stesso. Nel suo libro afferma che la fede, la volontà di guarire, è una condizione essenziale per il successo della guarigione. Il dottor Asai sottolinea l'importanza di uno stile di vita attento alla salute. Il germanio organico può aiutare solo se ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi immagino che vi stiate chiedendo da dove prenderlo. Ho una notizia buona e una cattiva. La cattiva notizia è che l'originale, GE 132,
Il sequiossido di germanio carbossilico ed etilico è venduto solo in Giappone ed è vietato dalla legge importarlo in Europa. Ho amici che hanno cercato di importarlo due volte ed entrambe le volte sono stati multati per 1500 euro. Su internet è possibile trovare siti che vendono preparati a base di germanio organico. L'unica domanda è quale percentuale di germanio organico contengono se non sono vietati. Ritengo che non siano una vera e propria minaccia per le entrate della lobby farmaceutica, poiché anche il 17% di germanio sanum e il 10% di latto citrato di germanio sono introvabili per immortali sulla Terra. La mia fonte organica di germanio è il Ganoderma lucidum, il fungo della cera di foca. Questo fungo contiene la più alta percentuale di germanio organico sulla Terra. Dei due tipi di preparati a base di Ganoderma disponibili presso DXN, la capsula GL, ottenuta dal micelio, i filamenti giovani del fungo contiene una quantità 4 volte superiore a quella della RG, che proviene dal corpo del fungo maturo. Questa fonte è sicura, la qualità è eccellente e ho sperimentato i suoi effetti su di me e su altri dal 2011. Posso garantirlo. Inoltre, il prezzo può essere ridotto a piacimento per chiunque si impegni. Il libro del dottor Asai afferma che, a seconda delle abitudini alimentari, possiamo ottenere in media da 1 a 3 mg di germanio organico nei nostri alimenti, ma la dose raccomandata è di 20-1500 mg. Al di sotto dei 20 mg non ci si può aspettare alcun miglioramento. Non ho dati ufficiali su quanti milligrammi esatti di germanio organico ci siano in una capsula DGL, per esempio, ma 4-6 grammi al giorno di solito portano un notevole miglioramento. Se volete agire per la vostra salute e non vivete in Giappone, lasciate un messaggio e vi aiuterò.